Buongiorno, bentrovati a Leonardo. 4 ore fa è tornato sulla Terra Parmitano, che ha passato 7 mesi nello spazio. Siamo orgogliosi, ha detto il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia. Una missione straordinaria. Silvia Rosabrusini. Meglio di così non può stare un astronauta appena ricaduto sulla Terra. Luca Parmitano scherza e sorride mentre le squadre di soccorso lo estraggono dalla Soyuz. La missione Beyond dell'Agenzia Spaziale Europea è finita. Il bilancio, 201 giorni in orbita, 200 esperimenti eseguiti e 10 passeggiate spaziali. Sono le 10:20. Ma ripercorriamo le ultime ore extraterrestri di Astro Luca. Siamo a ieri. Questa è la chiave della stazione spaziale, dice, e smette di essere il comandante, il primo italiano a ricoprire un ruolo così importante. Passa le consegne a Russo Shriposka. Tanta commozione, come oggi all'alba, ultimi saluti prima di chiudere il portellone. Alle 6:50 il distacco della Soyuz, la navetta apre i ganci che la tengono ancorata, piccole spinte meccaniche la allontanano, 15 cm al minuto. Poi la Soyuz scende e incomincia la sua orbita al di sotto della stazione spaziale. Quando è al sicuro, a 20 metri, si accendono i motori, con una sequenza che culmina con quello principale in modo da contrastare la velocità in senso inverso e partire con la frenata da 28.000 km l'ora. 4 minuti e 45 secondi per una manovra che deve portare la Soyuz sulla traiettoria giusta per cadere sulla steppa del Kazakistan. A 140 km la capsula si divide in tre. Astro Luca e compagni sono al centro. A 35 km d'altezza la gravità torna a riprendersi con violenza agli astronauti che sentono 4-5 volte il peso del loro corpo. La capsula da 2 tonnellate cade alla velocità del suono. S'arroventa a 1600 gradi. Il paracadute principale si apre. Siamo a 22 km l'ora, poi 5. Via l'ossigeno dai serbatoi per evitare esplosioni. Poi l'impatto shock, come uno scontro tra un'auto e un camion. Con Luca Parmitano e altrettanto in forma l'americana Christina Koch, donna record, 328 giorni nello spazio, e il russo Schwarzkopf. Ora, dopo i primi esami, il ritorno in Europa a Colonia. Oltre 28.000 casi di persone infette in Cina dal nuovo coronavirus, i numeri crescono, le domande aperte sono ancora tante, le previsioni difficili, soprattutto fino a quando gli scienziati non avranno chiarito definitivamente se gli infetti ma asintomatici sono contagiosi o no. Elena Cestino. Per capire se il focolaio potrà essere fermato o se diventerà una pandemia, gli scienziati di tutto il mondo cercano di misurare quanto facilmente il virus si diffonde, quanto fa ammalare le persone e se quelle infette senza sintomi sono contagiose. Tra i 565 giapponesi rientrati in patria pochi giorni fa da Wuhan, 8 sono risultati positivi ai test per il nuovo coronavirus, 4 di loro senza manifestare alcun sintomo, anche nei giorni successivi. Se le infezioni restano silenziose, come è accaduto in questo caso, contenere il virus è molto più complesso. La partita probabilmente si gioca soprattutto su questo punto. La concentrazione della quasi totalità dei casi in Cina, l'isolamento e la stretta sorveglianza di chi negli altri paesi ha avuto contatti diretti o indiretti con l'epicentro del virus e le cure tempestive al manifestarsi dei primi sintomi farebbero pensare che si possa rallentare la diffusione e quindi fermare il virus, come successe nel 2003 con la SARS. Ma chi ha sintomi lievi non cerca cure mediche e se infetto diffonde il virus senza controllo. Intanto la Cina registra il primo caso di un neonato infetto dal nuovo coronavirus a Wuhan, un bambino di 4 giorni, ancora da chiarire se ha contratto il virus in utero o per via aerea dalla madre appena nato. Se il virus si diffonderà ovunque, potrebbe diventare endemico nella popolazione umana, proprio come altri 4 coronavirus che causano il raffreddore comune. Ma quanto sarebbe pericoloso e quanto gravi sarebbero le infezioni? Impossibile dirlo ora, servirebbe uno studio approfondito sulla moltitudine di casi registrati in Cina. Non c'è ancora al momento, ma una buona notizia c'è. La velocità con cui nella comunità scientifica si sono condivise le informazioni sul virus di Wuhan, che ogni giorno è un po' meno sconosciuto.
E tutto il mondo parla di coronavirus, ma in Italia è l'influenza stagionale a fare vittime. 15 decessi avvenuti dall'inizio della stagione influenzale. Secondo il bollettino InfluNet dell'Istituto Superiore di Sanità, sono stati 78 in tutto i casi gravi, tutti ricoverati in terapia intensiva. In 75 casi è stato isolato un virus di tipo A, soprattutto H1N1, seguito da H3N2. 60 pazienti che avevano una condizione di rischio come diabete, tumori, malattie cardiovascolari, obesità, malattie respiratorie croniche. L'epidemia sta per raggiungere il suo picco proprio in questi giorni. 795.000 casi nell'ultima settimana, 4.266.000 gli italiani che si sono ammalati dall'inizio dell'epidemia. 5 missioni per i prossimi 7 anni di ricerca europeo: cambiamento climatico, città sostenibili, acqua e oceani, suolo, sottosuolo e agricoltura, lotta al cancro. Queste le 5 priorità che la Commissione vorrebbe finanziare con 100 miliardi di euro al via i negoziati. Laura De Donati. È un orizzonte green quello che vedrà impegnata la ricerca europea nei prossimi 7 anni, con un investimento proposto dalla Commissione di 100 miliardi di euro. Le linee ci sono e nell'idea dell'Unione manterranno il programma Horizon 2020 con i finanziamenti del Consiglio Europeo della Ricerca, a cui si aggiungeranno quelli del Consiglio Europeo dell'Innovazione per chi proporrà progetti capaci di aprire nuove frontiere scientifiche. La decisione è presa dal Parlamento Europeo, che rappresenta i cittadini, e dal Consiglio, cioè dai ministri, che rappresentano i governi, sulla base di una proposta, la proposta della Commissione Europea, che invece non rappresenta nessuno, ma lavora nell'interesse generale dell'Europa. Cambiamento climatico, città sostenibili, acqua e oceani, suolo, sottosuolo e agricoltura, lotta al cancro. Un po' come la missione Apollo 11, l'idea è di costruire 5 grandi missioni di ricerca che possano mobilitare non soltanto il mondo della scienza, ma anche i cittadini e la società civile, sia nella concezione, sia nell'implementazione, sia nella divulgazione di tutte queste ricerche. E con 3 milioni e mezzo ogni anno di cittadini a cui viene diagnosticato un cancro, questo sarà un programma particolarmente approfondito. Obiettivo: migliorare la qualità della vita di pazienti e famiglie per eliminare quel 40% di cause di tumore che possono essere prevenute. A coordinare questa missione sarà proprio uno scienziato italiano, Walter Ricciardi. Rischiamo di raddoppiare o quasi il numero di casi di tumore in Europa nei prossimi 15 anni e quindi è stato deciso di lanciare non soltanto una missione di ricerca come le altre su questo tema, ma di lanciare un vero e proprio grande piano d'azione per mettere insieme le risorse europee e i migliori talenti e le migliori strutture nella prevenzione, lotta e diagnosi di questo male. Sul sito europa.eu tutti potranno rispondere a una consultazione pubblica per contribuire alla lotta contro il cancro. E per oggi Leonardo finisce qui, ma torna domani 14:50 Rai 3. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio a tutti voi, a domani.